Ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Allora, oggi vi voglio parlare di un concetto secondo me estremamente interessante. Perché? Perché al giorno d'oggi, nel 2024, siamo comunque tartassati da una marea di informazioni sui social, quindi su Facebook, poi su YouTube, su Instagram, dove giustamente le persone che praticano una disciplina, chi da più tempo, chi da meno tempo, dice la sua. Ora, nel 2024 sempre non è un problema se ogni persona dice la sua, perché ogni persona ha diritto di dire la propria. Ovviamente io sono sempre dell'idea che dico una cosa, questa cosa deve essere giustificata. È un po' come quando io vedo una persona che fa una variante particolare di un esercizio in palestra, io non mi permetto di andare lì a dirgli guarda, è sbagliato. Io gli chiedo perché la stai facendo così? Perché magari la persona ha un allenatore, oppure è stato il consiglio di un fisioterapista, e via dicendo. Quindi, se la persona giustifica quella che è un'esecuzione fuori da un modello ideale di esecuzione che tendenzialmente si vede, allora è tutto a posto. Se la persona invece non te lo sa dire, probabilmente sta facendo un errore. Quindi, parate a fare questo ragionamento qua, soprattutto quando date consigli alle persone. Chiedetevi sempre e chiedete sempre perché lo stai facendo. Ok? Quindi vi dicevo, nel mondo dei social vediamo di tutto e di più. Ora, questo video vuole focalizzarsi su una cosa. È giusto realmente, quando noi andiamo a vedere i video su YouTube, per esempio, prendere come linea di riferimento tutti quei video che mi danno una classificazione delle skill da base a avanzata? Secondo questa logica di alcuni video, abbiamo che l'attaque planche è il livello più base che c'è, e poi abbiamo le planche press che sono livello avanzato. Esattamente come invece avremo una dragon flag che è il livello più base che c'è, e dopo abbiamo magari il full front lever che è un livello medio, e poi abbiamo il Victorian che è a livello avanzato. Ora, questo tipo di classificazione va bene soltanto se noi paragoniamo individui tutti con lo stesso potenziale genetico. Perché? Mi rifaccio allo stesso discorso del powerlifting. Dire che è avanzato fare 140 kg di panca a 80 kg, proprio numeri a caso, ok? Dopo mi va a creare uno standard. Però cosa succede? Che se arriva a quello di 80 kg, che ne fa 180, allora il livello base intermedio avanzato shifta inevitabilmente. Ok? Quindi quello che io ho imparato nel calisthenic qual è? Che ogni persona ha un suo potenziale genetico che è nascosto, che gli allenatori non possono conoscere. Quindi l'errore più grosso che si può fare è andare a dire a un allievo o promettere ad un allievo che sicuramente si arriverà là dove lui mi chiede. L'allenatore onesto invece lo guarda un pochino, vede anche come è fatto, distribuzioni muscolari, leve, distribuzione del peso, grasso corporeo, altezza, peso in generale com'è, e gli dice guarda, noi ci proviamo e arriviamo dove arriviamo. Ok? Quindi la mia esperienza dice che si può provare, ma non tutti arriveranno. È ovvio che da un certo punto di vista una persona potrebbe dire, ecco, sei un distruttore di sogni. Cioè, ragazzi, se le persone investono su di me e sulla mia esperienza, è giusto che sappiano quello che possono fare. Esattamente come il mio allenatore Angelo, quando abbiamo deciso di fare la gara, lui il primo anno la gara non voleva farmela fare. Dopo, lasciate stare il Covid e tutto il resto, ma se voi andate da lui e lui vi dice, boh, tu fare una gara, ok, 6 mesi di preparazione ci siamo. Oppure, troppa poca carne addosso, perché sei alto 1,70 e tirato sei 60 kg. 2 anni di lavoro. Cioè, è giusto anche far notare alle persone quelli che sono i limiti in quel momento. Oppure dei limiti in assoluto. Altro esempio, se vuoi fare Man Physique e non hai la clavicola così e la vita così, certo, puoi ingannare con il posing, dovrai compensare con qualcos'altro. Se non hai la possibilità di compensare, che cosa fai?
Ok, perché nel mondo dell'estetica è la categoria che sceglie l'allievo, non è mai l'allievo che sceglie la categoria. Se no avremo solo persone che fanno una certa categoria e praticamente una buonissima parte di loro non vincerà mai perché non è portata per fare quella categoria lì. Lo stesso discorso vale nel calisthenic, cioè io devo far presente ad una persona che incontrerà una buona dose di difficoltà. Se hai le cosce così, i polpacci così, io ne ho conosciute due di persone fatte così che sono arrivate a fare una planche divaricata e che hanno fatto meno fatica a fare la planche divaricata che fare il front lever. Ma quante? Due in ormai è 10 anni che faccio coaching, una roba del 2013, 11 anni che faccio coaching, un po' di casistiche le ho viste. Quindi questo vi vuole far riflettere sul fatto che ogni persona ha nella sua individualità una scala di movimenti e di skill appartenenti alla stessa categoria, quindi planche, front lever, spinta, tirata, dove il suo base, il suo medio e il suo avanzato sono unici per lui e basta, per nessun altro. Ok? Quindi per una persona che magari non è portata, arrivare a fare 10 secondi di tuck planche è il risultato della vita. Ok? Vi faccio un esempio. Io ho un allievo di quasi 50 anni. Se mai vedrà sto video, ciao Giacomo. Io quando l'ho visto, a lui aveva due cosce così, i polpacci così, però nella sua vita aveva fatto una valanga di panca e una valanga di military. Quindi lui palesemente partiva avvantaggiato. Io ho detto, sì, ma tuck planche, non so cosa riusciremo ad andare a fare poi, quindi lavorando sugli schemi motori e sulle attivazioni, tutto quello che lui aveva costruito precedentemente di forza di base che io non potevo conoscere si è rivelata un'ottima cosa. Però gliel'ho detto, cioè arrivare a farla full planche sì, ci possiamo provare, però secondo me faremo un pochino di fatica. Quindi il succo di questo video è: non fatevi intortare dai video che trovate sui social e che vi vogliono imporre che una certa cosa è sempre per tutti e universalmente semplice e un movimento di base, mentre una cosa che sta là in fondo è per forza di cose, per tutti universalmente in senso assoluto, una cosa avanzata. Perché sono classificazioni che lasciano il tempo che trovano e vanno bene solo per quegli individui che hanno fatto quel tipo di classificazione lì, che magari siete, sono portate più e magari non siete voi. Quindi voi godetevi il percorso e un po' alla volta vedrete dove riuscirete ad arrivare. È ovvio che se nel giro di 3-4 mesi vi mangiate le propedeutiche del front lever e passate da una dragon flag ad una full, nel giro di 3-4 mesi voi siete portati in tirata. È ovvio che se siete come Francesco Castellini, che da solo è arrivato a fare un paio di hop per braccio che facevano un po' cagare all'inizio e dopo è arrivato a farne 10 per braccio e una con 24 kg aggiunti, ok? Imparate quindi a valorizzare la vostra individualità, imparare a vederla, a conoscerla, a crescerla e a migliorarla un po' alla volta, ma godetevi il percorso, perché sennò il rischio è quello di costruirsi dei sogni irrealizzabili che poi quando andate a sbattere la testa contro il muro e vedete che non potete fare niente, ragazzi, il colpo lo percepite e vi torna indietro all'ennesima potenza. Va bene? Ciao ragazzi, spero di avervi un po' illuminato la strada. Non sono un distruttore di sogni, però dai, almeno così impariamo tutti ad essere un pochino più realistici. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.